La dentiera, Daniele, la dentiera, amore mio, le sacchia. Allora, una puntata assolutamente assurda, quella di questa sera. Una puntata dove vivremo le emozioni di una sfida clamorosa. Tra poco mi auguro che arrivi anche il maestro Laurenti, che non si sa dove è andato a finire. Caro Daniele, cara Virginia, voi siete i germogli di Ciao Darwin. Ma che c'hai da ridere? Allora, ecco, questi sono i due mamozzi. Io volevo cominciare a dire tante cose, ma mi riesce un po' complicato, un po' perché sgusciano via come delle seppie, due perché sembrano piccoli ma pesano come un abbacchio. Quindi io vi dico, siete i benvenuti a tutti quanti voi, uomini e donne della giuria e bambini anche, ad una puntata clamorosa nella quale sotto Natale si sfideranno in una sfida epica, il microfono mi serve, in una sfida epica i maschietti contro le femminucce. Benvenuti a Ciao Darwin 3. Città in Roma per una puntata che inizia all'insegna del buon gusto. Il piccolo di prima, forse poco soddisfatto della discesa dalle scale, ha mollato un attimo, un piccolo rigurgito, però la puntata è questa. Stasera vediamo che succede, sempre in attesa che arrivi il maestro Laurenti. Mi permetto di salutare la squadra dei maschietti. Buonasera maschietti. Capitanati da Dennis Petralito. Buonasera Dennis, benvenuto. E se da una parte i maschi sono pronti a dare battaglia, non da meno dall'altra parte del Teatro 10 saluto le femminucce. Buonasera. Buonasera tutte voi capitanate da Corinne. Ciao Corinne, benvenuta, ben, faccio il baciamano. Ti faccio, non te magno un dito, faccio il baciamano. Ecco qua. Allora, Corinne e Dennis sono i capibanda di queste due squadre che si daranno battaglia nel corso di una puntata nella quale affronteranno tutti i perigli, tutte le difficoltà che sono state tipiche degli adulti nel corso di questi 3 anni. Vedremo questa sera come se la caveranno loro. Prima dicevo che tutto cominci, è bene introdurre il personaggio che poi alberga nella nostra vita quotidianamente, cioè colui e colei che tutto decide, perché essendoci una sfida tra maschi e femmine, questa sera colei che farà girare la palla, colei che farà
camminare tutto quello che deve succedere. Quindi la casualità e il caso sono pronti per entrare. Enrico. Enrico. Fermi, per favore. Fermi un attimo. Fermi. Statevi buoni. Dica. Aspetta. Il dottor Laurenti mi ha pregiato di dirle che, essendo parente di Enrico anche lei, quest'oggi vi deve badare. Enrico può farsa? Non lo può fare, non può farlo. Il dottor Laurenti sì. Mi ha pregiato di dirle che, essendo parente di Enrico anche lei, quest'oggi vi deve badare. Sì, ma le spiego, io c'ho 200 persone qua, c'ho gente, devo fare una trasmissione, non posso assolutamente badare. Il dottor Laurenti mi ha pregiato di dirle che, essendo parente di Enrico anche lei, quest'oggi vi deve badare. Deve badare, sì, no, ma le spiego, Zampognaro, io c'ho una puntata, non posso badare a sta specie di brontosauro, mi ascolti. Il dottor Laurenti mi ha pregiato. E basta con il dottor Laurenti, mi ha pregiato di dirle, poi è diventato dottore Laurenti, a forza andare all'ospedale, te credo. Senta, io non posso badare al brontosauro qua, mi faccia la cortesia, porti la bestia da qualche parte. Enrico. Il dottor Laurenti, dove sta? Porti Enrico. Ma questo era una guaglia, ma è possibile che è diventato sta cosa? Enrico? Dove va? Enrico? Brav'uomo? Ecco, porti il brontosauro, scusi, se mi porta il brontosauro del lame, io inizio la puntata, cortesemente. Enrico, grazie, Enrico, grazie, Enrico, è gentile Enrico, Zampognaro, Enrico. Vada pure. Ecco, grazie, chiedo scusa. Ma che è sta puntata? Scusate, vi volevo dire che cominciavamo la puntata giusto appunto, una puntata particolare nella quale, essendoci maschi e femmine, ci saranno pure due matrici dai quali sti maschietti e le femminucce cicciano fuori, no? Queste due matrici sono proprio loro, padre e madre natura. Bentornato. Hi. Lei è tornata, madre natura. Tutta l'edizione scorsa. È un piacere di avere. Sorry if, scusi se parlo con lei, ma ormonalmente butto a destra, quindi sia là, faccia del suo meglio, passi il tempo, faccia quello che può. Bentornata, è un piacere. Dopo tante madri natura è tornata colei che tutte le rappresenta, sono molto contento, le abbiamo appioppato qua. Non è io non mi so spiegare in inglese, ma I prefer the woman. You beautiful guy. Me fai sense. Come si spiega? Cioè un uomo. Ma le donne sono felici che lei sia qua. E gli uomini sono felici che ci sia lei. Vieni Dennis, vieni qua. Vieni Corinne, vieni. Venite qua. Ecco qua, vedete? Madre natura e padre natura, poi cicciano fuori questi cosi qua. Thank you. Prego, accomodatevi pure. Grazie.
Allora, cominciamo la battaglia. Corinne, perché? Perché le femmine, le femminucce sono migliori dei maschietti? Perché sono più forti. Perché? Perché sono più forti. Perché sono più forti le femminucce. Questo è quello che pensi, no? Le femminucce sono più forti dei maschietti. Bene. Buono. Madre Natura, stai qua, Corinne. Madre Natura, prego, vediamo chi dei maschietti deve replicare a quello che ha appena detto Corinne. La prima chiacchierata che facciamo. 40. Stefano Tombolini, Ancona, maschio, sì. Interista. Interista, bravo, questo. Un altro bimbo in sciagura. Dimmi. Il maschio è più intelligente, più bello, c'ha tutte le qualità. Il maschio è più intelligente e più bello. Momento. Madre Natura o padre Natura, prego. Vediamo chi replica delle femmine. Allora, chi è uscito? 38. Milena Giordani, mia regina, 10 anni. Dimmi. Allora, innanzitutto volevo dire, ma voi che avete di bello? Che... Invece le donne vanno rispettate. Aspetta, un momento, aspetta. Va, che hai già parlato, buono. Come fanno soffrire le donne? A te t'hanno fatto soffrire. No, però... E allora? Le tengono a casa, fa le faccende e tutto. Invece non dovrebbe essere rispettata. Scusate un attimo, fatemi, ma tu sei già sposata, no? No. E allora che sta a dire? Però io parlo quando saranno grandi. Ah, ma adesso perché siete meglio? Perché noi siamo donne e io ringrazio mamma e mio padre perché mi hanno fatto femmina. Ah, perché si sono programmati prima. Bene. Allora. Dennis, vieni qua. Chiudite. Cosa dire a quello che hanno detto fino adesso le femminucce? Diglielo a lei. Perché tu sei meglio di Corinne? Perché? Perché siamo più forti, con più intelligenti. Ma questo è quello che ha detto lei. Lei ha detto che è più forte lei. Sì, ma siamo con più intelligenza noi. Noi risolviamo i problemi, scusa. Dimmi. Allora, aspetta. Vieni qua. Dimmi che problemi hai risolto tu. Per favore. Oh, Boni! Fermi! Buono pure te. Buoni tutti, Boni. Naggia voi, quanti ne avete fatti? Andate al cinema qualche sera. Oh, allora, vieni qua. Che problemi hai risolto tu? Ancora niente. E allora? Ma quando cresciamo risolviamo i problemi. Gli vuoi dire un'ultima cosa a te? No, capirei di quando parli. Bene, allora, uomini e donne presenti, avete sentito quello che hanno detto i maschietti e quello che hanno detto le femminucce? Una prima chiacchierata, poi diremo tante altre cose, sono mille prove da superare. A, chi volesse votare le tesi dei maschietti, B, chi volesse votare quelle delle femminucce, votate! E vediamo che succede al termine di questa prima prova. Da una parte già lo sfoggio di intuizioni da parte delle femminucce, dall'altra una certa prepotenza di argomenti da parte dei maschietti. 105 per le femminucce, 95 per i maschietti al momento. Poca differenza. C'è tempo per recuperare. Brava Corinne, accomodati pure, siediti Dennis. Io ho smesso stasera. Vabbè. Allora, al momento le femminucce sono in vantaggio, 105 a 95, ma tante altre cose debbono accadere, a cominciare dai bambini che verranno chiamati dalla sorte e portati ad affrontare la prova di intelligenza di questa sera. Madre e padre Natura, prego, girar la palla, por favor, e vediamo chi affronterà la prova di intelligenza per i maschietti. 25. Marco Belli, 9 anni, vengo da Roma, maschietto, accetto. È certo che accetti, tocca a te che... Vieni qua. Vediamo mentre scende lui. Aspettami qua. Chi per le femminucce dovrà affrontare la prova di intelligenza? Madre Natura, prego. Tutte femmine schierate. Alcuni amici tra i maschietti e le femminucce già li abbiamo incontrati durante Peter Pan. 5. Lorella Malizia,
7 anni. Tu vieni? Sì, no. Sei femminuccia, no? Femminuccia. Ok. Vieni insieme a me. Vieni insieme a me. Ecco qua. Allora, voi adesso verrete isolati, vi metterete in un posto a cercare di risolvere un enigma particolare, una prova di intelligenza, sia a casa tua che a casa tua, che i panini ce l'avete dentro, eh? Bravi, bravi, mi fa piacere. Allora, vediamo qual è la prova di intelligenza che devono affrontare questa sera. Eccolo qua. Caspita, allora, vedete? Voi avete qui delle consonanti. Lo sai quali sono le consonanti e le vocali? L'alfabeto lo sai, no? Tu lo sai? Perfetto. Qual è? A, B, C, D, E, F, G. Va bene, perfetto. Allora, qui c'avete una B, una C, una D, una R, una B e una R. Vedi? Anche qui una R, una B, una D, una R, una C e una B. Voi dovrete usare una sola delle cinque vocali, che sapete quali sono? A, E, I, O, U. Scegliere quella giusta, una sola, e usarla per formare una parola. Una parola magica. Ok? Che te ridi? Manco sai che devi fare. Ok, accomodatevi pure e poi vi rispiegherò strada facendo. Vi ricordo, le sei consonanti sono la B, la R, la C, la D, o ancora la B, ancora la R. Formare una parola unica usando una sola delle cinque vocali. Vediamo i nostri due pesi massimi come se la caveranno con l'enigma. Noi tra poco torneremo. Vi ricordo che in vantaggio solo per il momento le femminucce, 105 a 95. Laurenti, dov'è? Harrison Ford, Michelle Pfeiffer. Le verità nascoste al cinema. La sera della vigilia, l'emozione della musica si unisce al calore della festa. Nel concerto di Natale in Vaticano, quando artisti di tutto il mondo intonano i loro canti d'augurio e di speranza. Dall'Aula Paolo VI in Città del Vaticano, Cristina Parodi presenta l'ottavo concerto di Natale in Vaticano. Domani alle 20:30 su Canale 5. Che ci posso fare se ho amici in tutta Italia? C'è Teleconomy non stop, solo 89.000 lire al mese ed è libero di fare tutte le interurbane e le urbane che vuole, lunghe quanto vuole. Ci squaglierà il telefono o l'orecchio. Teleconomy non stop. Chiedi al 187. C'è qua, cari amici telespettatori, pronti per proseguire questa singolare puntata. Allora, siamo quasi pronti per la seconda prova. Che s'avanzi la tripletta dei maschietti. Allora, tu sei? Attilio Zangrillo, 9 anni, maschietto. Zangrillo? Zangrillo con la Z. Ah, Zangrillo, bene. Ciao, tu? Edoardo Di Russo, 9 anni, maschietto. Maschietto, bene. Te? Giordano Cistola, 11 anni. Pistola. Cistola. Ah. Vengo da Corropoli, Teramo, maschietto. Maschietto, perfetto. Allora, questi sono i tre maschi che sono pronti a cantare le canzoni, se le sono scelte loro. Vediamo come se la caveranno. Bravissimo. Maestro Panna, Pinna, Penna, Tacabanda.
Tornate al posto, branchi. Branchi di mezzi metri, tornate al posto. La tripletta resti. Laurenti! E avanzino le femminucce, eccole qua. È il momento delle femmine. Ecco, buonasera. Chi sei? Mastri Immacolato, 9 anni, femmina. Femmina. Serena Miniero, 11 anni, femmina. Femmina, se ne viene fuori. Giuditta Tallini, 8 anni, vengo da Formia, femmina. Vengo da Formia, femmina, bene. E se quelle che avete sentito prima erano le voci dei maschi, vediamo come se la caverà la tripletta delle femminucce. Mosaka! Marco se n'è andato e non ritorna più. È il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima. Del freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro tra pensieri miei. Distanze enormi sembrano. Accomodino le femminucce, complimenti, a te ne hai cantato. Venite qua, dov'è la tripletta dei maschi? Vi siete persi in pezzo, la femmina ci ha cantato,
Marco se n'è andato via, brava, brava. Allora, ah, chi volesse votare le tre ugoline maschie, B, chi volesse votare le tre ugolette femmine, votate! Mamma mia, siamo solo all'inizio, urlano come delle aquile ferite, si babbì. Allora, le femminucce ancora, 111 a 89, mannaggia la miseria, maschi, qua tocca fare qualcosa, fermi, buoni, fermi, aspetta, ragazzi, bambini, voi siete piccoli e c'è del cartello, abbassa le femmine, fa passare qualche anno, guarda come gira il cartello. Voglio innanzitutto sapere come va la prova di intelligenza. Maschietto, eh? Non ho capito. Finito. Che? La merenda? Che... No, questo. Un momento. Già è finito? Sì. Che è scritto? Abracadabra. Possiamo cantare una canzone? Abracadabra. Femminuccia! Femminuccia! Ma che puoi cantare la canzone? Aspetta, c'è un'altra prova. Abracadabra pure loro. Ammappete tutte e due. Bravi. Oh. Io lo voglio dire. Ci sono molti adulti qua in sala. Abbiamo fatto un sacco di puntate, ciao Darwin. Adulti hanno dei coccio, questi. In un battibaleno, ma che si peggiora invecchiando? Sì, sì, guardo Marco Luci davanti a me, dico sì. Beh, allora, 100 voti, 100 voti e per i maschi e per le femmine, per forza. Aumentano i valori, non cambiano le differenze. 284 per i maschi, 316 per le femmine. Però attenzione, adesso c'è una prova importante, la prova di coraggio. La prova di coraggio di questa sera è particolarmente inquietante e pericolosa. Ci sono animali che non hanno pietà dei più piccoli. Ci sono belve senza pietà, sanguinarie, assassine che sono pronte a divorarvi in un battibaleno? No. È una prova di coraggio un po' particolare. Fermi! Madre natura! Chi è di qua? 35! Buonasera, sono Colazzo Stefano, ho 9 anni, vengo da Galatina, maschio, accetto. Sprezzante del pericolo! Bravo! 150 voti allora per l'intrepido maschietto immediatamente. Le femmine accetteranno all'istante anche loro. Madre natura o padre natura, prego. Vediamo a chi tocca Anzengrugna. Uno. Giada Franchi, 6 anni, femmina, non accetto. Non accetti? Oh! E non c'è la gente! Boni, prego madre natura. Brava Giada, hai fatto bene. Non prende mai decisioni affrettate. Tre. Elena Pasi, 7 anni e mezzo, vengo da Cattolica, femminuccia accetto. Brava. E allora, vieni qua, vieni Elena. Elena, Elena, Elena. De qua. Grazie, allora 100 voti per le femminucce e a termine di questa prova, colpo gobbo, i maschietti sono passati in vantaggio, 434 a 416, ma c'è ancora tutta la prova da affrontare, una prova a cui questi due splendidi interpreti daranno vita tra poco. Grazie per essere ancora con noi, andatevi a preparare, tra poco saranno dolori per tutti e due. Di là, la labirintita ragazzi. Bentornati, bentornati amici telespettatori. Questo è un piccolo cucciolo che io vado a mettere al posto suo, piccolo cucciolo di pastore, eccolo qua, un pastorello, vedi? Ecco qua. Mettiamo qui, da questa parte infatti c'è una fattoria con
tanti animali, alcuni abbastanza atipici, se volete, per una fattoria. Ci sono tutti, li potete vedere, non so, Beppe adesso ve li inquadrerà, io non posso dirne più di tanti perché poi proprio in questo consisterà la prova di coraggio che devono affrontare i maschietti e le femminucce questa sera. C'è tutta una serie di animali, come vedete, alcuni anche un po' insoliti per una normale fattoria. Se da una parte c'è la fattoria, dall'altra parte invece c'è la famosa Arca di Noè, o quantomeno uno stralcio della medesima. Alcuni animali, per potersi riprodurre, devono essere riaccoppiati. E sarà proprio quello che dovranno fare i nostri due bambini. Ecco qua il maschietto, ecco qua la femminuccia. Allora attenzione, io adesso vi farò un micro indovinello. Voi dovrete capire chi per primo di voi mi darà la risposta da questo indovinello, che animale è. Quando me l'avrete data, chi me l'avrà data per primo potrà andarlo a prendere. Lo dovrà prendere, lo dovrà portare nella giusta posizione nell'arca di Noè. Attenzione, prima domanda. Ce l'ha il mago nel cappello? Coniglio. No? Ammazza! Bravo Stefano! Allora vai! Attento, eh! Devi prendere un coniglio. Vieni, vieni qua. Vediamo un po'. Questo è il micro coniglio. Perfetto, piccolo piccolo. Vallo a mettere al posto giusto. Dove andrà? Dove andrà? Dove sta l'altro coniglio? Cioè un altro coniglio in giro? Ecco fatto, il coniglio fra i conigli, perfetto. Bravo, forza Elena, eh. Forza Elena. C'ha le corna e va pianino. Pecora. Eh? Pecora. Ah, pecora, c'ha le corna. No, Capra. Aspetta, c'ha le corna e va pianino. Capra. Lascia... Capretto, silenzio, il capretto. Silenzio, il silenzio. Capretto. Il capretto. No, fammi finire. Silenzio, Boni. Sciale. Elena, Elena, guarda a me. Sciale, zitte, teatevi. Sciale, corna e va pianino. Lascia un po' di mocciolino. Capra. A capra, sempre. No, aspetta. Silenzio. Sciale. Boni. Sciale, corna e va pianino. Lascia un po' di mocciolino. Di sicuro non è un pesce. Resta in casa quando esce. Che tartaruga. Cos'è? Eh? Tartaruga. Non è la tartaruga. Chi lascia il mocciolino? La lumaca. Cane. La lumaca. Brava. Dove vai? E togliti. Uffa. Piano, vieni qua. Vediamo un po'. Vieni qua. Elena. Elena. Vieni qua. Fa vedere la lumaca? Perfetto, questa qua. Ok, puoi andarla a mettere al posto suo? Qui. Lumaca tra lumache. Ecco lì, via. Siamo 1-1, eh? Attenzione. Questo è facile. Questa è facile. Questa è facile. Quando è giovane e carina, fa le uova la mattina. Quando è vecchia... La gallina! La gallina, no la papera! La gallina! La gallina! Devi prendere una gallina. Entro l'acqua. La gallina. Ah, adesso è un bambino da scavalco. Bravo Stefano. Ammappere come acchiappi Stefano. Va bene, vai, vai. E ha beccato la gallina. Bene, attenzione. Attenzione. Se la... Se, non spizzare risposta. Se la baci sulla bocca, di sposarla in fin ti tocca. Silenzio! Non ho capito niente! Silenzio! La tartaruga! No, la tartaruga! La paperina! No, la tartaruga, che baci sulla bocca? Mamma mia, benedetto il cielo, fermi! Buoni! Ascoltate! Oh, ascoltate me! Se la... Bambini! Fermi, per favore! L'anatra! 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 Fermi! Bambini, bambine, fermi! Halt! 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 Se non state zitti voi, non sentono loro! Se non state zitti voi, non sentono! Loca! Boni! L'anatra! Un momento, aspetta, ricomincio! La papera!
L'anatra. Rana, rana, fatto di un colpo. Conosci la rana? È la rana, giusto. Prende la rana. La rana. Non pizzica. La rana. Ecco, devi prendere la rana. Che è? Silenzio, lasciatela concentrare. C'è una rana più piccola? Allora, comincio a prenderla io, eh? Comincio a prenderla io. No, più piccola, la vuoi più piccola? Più piccola. Devi far fritto. Aspetta. Dammi la mano. No, non dentro però. Dammi la mano. Come la devo tenere? Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Tienila in mano. Apri la mano, apri la mano, apri la mano. Votatemi. Apri la mano, apri la mano. No. Apri la mano, aprila, dammi retta. Poggiala così. Tieni, dai. Sei solletico? Eh? Ma solletico? Un po' di solletico, dai. Prendila. Ce la fai? Brava, vai. Mettila nelle ranocchie. Ah, bene. Torna qui. Attenzione. Altra prova. Fermi, bambini, silenzio. Non gridate, non gridate. Se ti rotoli nel fango, mamma dice io non piango. Beccati sta saponetta, puzzi come una... Papera! Papera! Eh? Papera! No, puzzi lumaca. Come una... Puzzi come una lumaca. Ma no! Piccola! Non piccola. Puzzi come una pecora! Con capra! Come una capra, bravo! Prendi la capra! Il nipote di Heidi questo, formidabile. Ale, guarda che ti chiudi dentro con le capre così. Perfetto, bravo, bravo Stefano. Fermi, adesso silenzio tutti. Silenzio tutti, nessuno, non vale suggerire. Di calzini ce ne ha tanti. Tante scarpe e niente guanti. Chi può... Tartaruga. No, chi può essere, ti chiedi, ma è normale, è il... Il millepiedi. Il millepiedi. È il millepiedi. Forza Stefano. Bravo Stefano. Ma Stefano è un eroe nazionale, anche, devo dire che anche te sei stata brava con la lumaca, prima hai fatto un numero da paura, eh? Allora, bravo, fermi, andiamo all'ultima. L'ultima si vince tutto? Eh? L'ultima si vince tutto? L'ultima si vince tutto? Sì. No, non lo so, c'è la regola che... No, attenzione. Pur se hai il nome, senti, pur se hai il nome da suino, non puoi farci il salamino. Cane! No! Maiale, maiale! No! La pecora! Non si lava nel catino. La pecora! No! L'oca! L'oca! No! L'anno! No! Sempre sporco tartaruga. Il... La tartaruga! No! Sempre sporco il... Il coniglio! No! Vien dall'India... Fermi! Vien! Fermi! Non si può! Il pulcino! Eh? Il pulcino! No! Papera! Pecora! No! Pecora! No! Vien dall'India è il... Pulcino! No! Ma c'è il pulcino d'India, no! Il cane! Il... No, il cane d'India! Il po... Il porcellino! Il porcellino d'India! Bravo Stefano! Vai Stefano! Stefano gli acchiappa! Fai vedere Stefano! Fai vedere Stefano! Fai vedere sto porcellino d'India! Carino, eh? Questo è caruccio, piccolo, piccolo! Vai! Hanno affrontato la loro prova di coraggio! Entrambi con fiducia, avete visto? Devo dire, Stefano ha fatto una cosa pazzesca! Brava anche te! Bene! Allora, 50-30 vincono i maschietti! Brava lo stesso, tesoro, vai! E allora il punteggio cambia. I maschi salgono a 484,
Le femminucce 446. In vantaggio sono i maschi. Tante cose debbono accadere. A proposito, tra le cose che debbono accadere, 50 voti ci sono in palio già adesso, con un qualcosa che resuscita anche gli assenti, ma è incredibile quello che può fare la televisione. Mitsubishi! Oh, eccoci qua, mio maestro, finalmente! Ha deciso di fare un po' di sport, bravo, bravo. Non mi dice che mai ho messo su una squadra di basket. Ah, lui è una squadra di mini basket, bravo, bravo, bravo. Mi perdoni la curiosità, ma scusi, sì. Ma tutti questi palloni dove pensava di metterli? Li volevo mettere in macchina, ma la mia è troppo piccola, non c'entrano. Lo sapevo, dica la verità, ancora non l'ha fatta. Ma che ho fatto? Ma che cosa? Non ha fatto? Ancora non ha acquistato la macchina che fa per lei? Eccola qui, gliela presento. È la nuova bellissima Mitsubishi Space Star. Piacere. Non faccia spiritoso. Questa Mitsubishi Space Star è un'auto da favola. Pensi che in soli 4 metri e 3 centimetri di lunghezza offre di serie 5 posti di prima classe, un grande bagagliaio, un vero climatizzatore manuale ed un serio impianto stereo CD con Benz altoparlanti. Che ne dice? Dico che è meravigliosa, ma le prestazioni... Alle prestazioni. Vorrà dire la tecnologia. Questa è una tecnologia da indossare. Scusi, ma la sua squadra di mini basket dove sta? Ce l'ho qui. Eccoli qua. Facciamo la nostra gara. Sì. Mettetevi in postazione. Prima i maschietti scendono in campo. Fatta la fotografia societaria. Andiamo al tiro, mi raccomando, non fate brutta figura, ci avete 3 tiri a disposizione. Vai. Perfetto, complimenti, gigante. Il primo punto per i maschietti. Secondo tiro. Vai. Liscio, fa niente, non importa. Terzo tiro. Ah, per un pelo, complimenti, avanti le femminucce, dentro le femminucce, eccole qua schierate, mi raccomando, basta un canestro per pareggiare le sorti, se ne fate più di una avete vinto voi, fatta la fotografia delle femminucce, fatta la fotografia, avanti, dentro, cominciamo con la prima, non tirà da orta, via fino a qui, avanti, prego, dove hanno tirato loro, via, bene, uno pari, per il momento è parità, basta un canestro, avete vinto voi, 50 punti che ci sono in palio, tira. Bene, complimenti. Allora, Clarissa, vieni qua, per te è solamente un gioco, è uno scherzo. Tira, ecco, apposta. Bene, complimenti, accomodate pure, 50 voti per le femminucce, complimenti. Ha visto, maestro, comunque in realtà, comunque fosse andata la gara, avrebbe vinto sempre e solo Mitsubishi Space Star. Devo dire che i bambini sono davvero bravi, poi per non parlare delle favolose prestazioni della Mitsubishi Space Star, un'auto da campioni. Sì, ma i motori. Altro che motori, ci sono ben 3 motorizzazioni disponibili. 1.008 GDI, il primo benzina a 16 valvole di iniezione diretta. 1.003 16 valvole MPI con la bellezza di 86 cavalli che con un litro di benzina fa quasi 18 km. Ed il nuovo rivoluzionario DID, un 1.009 turbo diesel iniezione diretta con monorail con ben 102 cavalli in grado di fare quasi 22 km con un litro di gasolio. Ma se è così mago, un po' subito io. Bene, anche perché su una Mitsubishi Space Star la sicurezza è al primo posto. Pensi che questa Space Star le dà di serie ABS, 4 freni a disco, sospensione indipendente in MacPherson e Multilink, 4 airbag. Sì, vabbè, ma la garanzia, però? La garanzia, io ci affoni a via a lei. Ma come la garanzia? La garanzia è firmata Mitsubishi, no? Ovvero 3 anni o 100.000 km. Ma allora la Space Star è proprio l'auto che fa per me. Che l'avevo detto. Nessuno è su misura come Space Star e anche nel prezzo. Pensi che Space Star può essere sua, ma anche vostra, a partire da 26.310.000 lire chiavi in mano. Dove è andato? Come fa? Sta facendo? No, non esisto, voglio provare anche io la nuova tecnologia Space Star. E fa bene, insomma, per chi ama guidare con classe, comfort e sicurezza, la risposta è una sola. Mitsubishi Space Star. Bravo, a tra poco. Harrison Ford, Michelle Pfeiffer. Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. E siamo allora ritornati al Teatro 10 di Cinecittà in Roma mentre sgomberano i poppanti. Io vi dico che grazie anche alla prova precedente le femminucce sono tornate in vantaggio. 496 voti contro i 484 dei maschietti. Ma insomma, siamo là, la gara è ancora lunga, è appena cominciata. A proposito delle cose che debbono accadere, abbiamo iniziato la puntata ragionando un po' su perché i maschi sono meglio delle femmine
vediamo di capirne un po' di più anche attraverso le domande del pubblico, alle quali risponderanno i nostri schieramenti, uno da una parte e uno dall'altra. Allora, chi è che vuol fare delle domande, magari particolari? Ecco, buonasera, prego. Paolo. Buonasera Giulio, buonasera a te. Prego. Io vorrei fare una domanda ai maschietti. Sì. Secondo me voi siete sempre aggressivi, perché ve la prendete subito, invece noi femminucce, quando voi ci fate qualcosa, lasciala parlare. Quando ci fate qualcosa noi ce la teniamo. Dice che le femmine non sono vendicative come i maschi. Dimmi, quattro, dimmi. Buonasera, mi chiamo Ruvolo Francesco, vengo da Palermo, ho 10 anni. Dice che siete aggressivi. Maschio. Certo. Io non ho visto mai una femmina, tranne mia madre che è onesta. Non ho visto mai... tu sei astuto come una faina, Ruvolo. Io non ho visto mai una femmina che vada a fare la spesa, ci vanno sempre maschi. Sì, no, ma questa la domanda era un'altra. Perché voi? La domanda era un'altra. Diceva che voi maschi siamo sempre aggressivi, perché le femmine ci fanno salire sempre i nervi. Ah, perché le femmine fanno salire i nervi, dice. Dai. Perché loro non portano mai lo stipendio a casa. Ma non è vero, ci sono le femmine che lavorano, ma perché? Lavoro alcune, al 10%. Ma l'altro 90% sono i maschi. Sono i maschi. Come di fatti loro. Come infatti le femmine a quest'ora si ritroverebbero noi in mezzo alla strada sotto il marciapiede. Sotto. Perché sono sempre maschi a portare lo stipendio. E questo è vero, perché i maschi lavorano 24 ore su 24. Aspetta, c'hai solo 9 anni, se cominci a arrabbiarti adesso arrivi a 40, te viene infarto, aspetta. Avete sentito che ha detto? 7, dimmi. Mi chiamo Diana Venanzetti, ho 8 anni. Vengo lasciate da Roma parlare. Per me lui non c'ha ragione, perché le donne cucinano, lavano i piatti, stirano, fanno di conto, sì, fanno bucato, fanno un sacco le cose che gli uomini non sanno fare, quindi per lui non c'è. Quindi da questa cosa si capisce in piccola parte. 21, dimmi, 21, aspetta. 22, Simone, 22, che c'hai? Che volevi dire? Intanto non è vero, perché le femmine è vero che lavano, stirano, cucinano, però anche i maschi cucinano. Fermi! State zitte, faccia di gallina! Aspetta, faccia di gallina. Fermi! Ne mi ricoverano stasera. Sì, un attimo. Dici che anche i maschi cucinano? Sì. Tu cosa sai cucinare? Io. Cosa sai cucinare te? Non ci ho provato mai a cucinare. Beh, per la gioia della famiglia, mi auguro. Imparerai, va bene. 21. Simone Calvino, 10 anni, vengo da Roma, maschietto. Io volevo dire, allora, voi state a casa, vabbè, fate questo, questo e questo. Quando uscite, che dobbiamo andare a fare la spesa in due, noi maschi vi dobbiamo stare dietro come i barboncini. Poi dite che noi siamo nervosi. Scusate. Hai capito? E poi noi vi dobbiamo sempre difendere, perché magari state in giardino, che ne so, al parco, vedete un vento. Aiuto. Volevo che se eravate in verme voi che vi dicevano. Dice che vi devono sempre difendere. È proprio così. 39, sì. Fabiana Pegliara, 10 anni, femminuccia. Volevo dire che voi ci state appresso come dei barboncini, perché se noi non compriamo le cose che dite voi, ci criticate come? Ho capito quello che vuoi dire. Dimmi. Sei. Allora, io dico che le femmine... Chi sei? Nicola Ricotta, 9 anni e mezzo, maschio. Ricotta! Allora, io voglio dire questa cosa alle femmine. Io vorrei sapere perché voi, quando volete prendere i soldi, siete disponibili. Invece quando i maschi vi dicono una cosa,
voi dovete dare, volete sempre avere ragione. Invece i maschi ci ripensano e ci ristrapensano e hanno sempre ragione voi. Invece voi volete sempre i soldi perché noi maschi dobbiamo essere sempre i più poveri e voi dovete essere le più ricche. E sto fatto dei soldi non è vero. Noi ci pensiamo alle cose, ci pensiamo, invece voi maschi, invece voi femmine, non ci pensate, pensate soltanto ai soldi. Va bene, abbiamo ascoltato, poi a casa ve li smazzate voi. A, chi volesse votare le tesi dei maschietti, B, chi volesse votare le tesi delle femminucce, votate. E vediamo che succede. Il nostro pubblico ha ascoltato opinioni di varia natura, di vario genere, in questa sorta di gigantesco orecchio di Dioniso. 110 per le femminucce, 90 per i maschietti. E allora, con 606 voti rispetto a 574, sono ancora in vantaggio le femminucce. Bene, ma vediamo chi sarà ad affrontare la gara a spasso nel tempo. Madre Natura, prego, vediamo chi andrà nel tempo, ci sono tanti voti, chissà che accadrà. 50! Dica, si presenti. Però è questo che le femmine... Oh no, devi dire... Boh, che sei, avvocato, che... Dimmi. Le femmine che sì. sono fifone perché noi sì, no, questo l'abbiamo detto prima. Adesso tu devi andare a spasso nel tempo, hai capito? Volevo che ti presentassi, che dicessi chi sei. Allora, io sono Alessandro, ho 6 anni, vengo da Roma, maschietto. Perfetto, questa era sufficiente. Sì, vieni con me, vieni con me. Vieni. E lui rappresenterà i maschi adesso che andremo a spasso nel tempo. Vedremo, vediamo chi rappresenterà le femminucce. Prego, Padre Natura. Oh, vediamo chi è. 24. Alampi Maria Laura. 8 anni, Reggio Calabria, femminuccia. Accetto la prova. Ma certo che l'accetti. Vieni, vieni, vieni. Ecco qua. Allora, questi due splendidi esemplari di bambino e di bambina sono pronti ad affrontare la corsa nel tempo. Chissà come andrà a finire. Chissà cosa accadrà. Stringetevi la mano da bravi avversari. Vabbè, va. A tra poco, a tra poco. Siete pronti? Teatro 10 di Cinecittà in Roma con Knock on Wood, ancora musica da discoteca, ancora questa puntata, grazie ragazzi, tutti impallonati, accomodatevi pure, un trionfo dei palloncini che zompetta da tutte le parti. Bentornati, vi dicevo, ad una sfida importante, quella di questa sera è il 23 di dicembre, un'occasione per stare con la famiglia, un'occasione per godere una puntata tutta dedicata ai più piccoli, maschietti contro femminucce. Al momento le femminucce sono in vantaggio, 606 voti contro i 574.
del mondo dei maschietti, capitanati da Dennis Petralito, laddove le femminucce sono capitanate dalla bellissima Corinne. Maschi, siete ancora intenzionati a vincere? Sì! Femmine, ma voi gli darete battaglia? Sì! Vabbè, va. E allora noi siamo pronti per inoltrarci con un maschietto e una femminuccia nelle nebbie dei tempi, con la macchina del tempo. E già che il fedele Battista non è da queste parti, la macchina è guidata. Poi chi è questo? Da un bravo uomo, madre natura, ma che è questo? Buonasera. Madre natura, sono contento che lei dia un briciolo di grazia all'attuale autista. Lei è il signor? Lei è il signor Domenico, certo. Lei si occupa di altre faccende nel corso della trasmissione. Saranno contenti i suoi familiari di vederla in queste vesti. Bene, mi fa piacere, caro Domenico. Noi sono anni che lavoriamo insieme. Ma corpitale in testa non l'avevo vista mai. Va bene, allora... È l'ultima puntata, no? C'era uno che doveva... era lei che... Allora, bambina, maschietto, mi raccomando, quando siete dall'altra parte non prendete iniziative. Cercate di rispondere alle domande... Non fate cose particolari, seguite le persone che vi guidano, cercate di rispondere alle domande che vi faccio e riuscite a superare tutte le avventure che dovrete affrontare. Siete pronti? Sì! Tu sei pronto? Sì! Sì, bene, allora, via! Attraverso la storia. E Domenico, vestito da Battista, con Madre Natura a bordo. Domenico, ci riporti Madre Natura. Non approfitti delle nebbie dei tempi. Domenico, faccia da bravo, che di bambini già ce ne abbiamo tanti. Non ce ne faccia uno veloce veloce adesso. Ed ecco le nebbie dei tempi che inghiottono i nostri due prodi avventurieri. Non abbiate paura, bambini. Se c'è Domenico non dovete avere paura. Tieni, guarda la roba. Bene. Lo so che non si vede niente perché tra poco si accenderà tutto. Scendete pure. Buongiorno a tutti, pubblico. Sì. Datevi la mano. Datevi la mano. Alt! Fermi là. Dove siete mai arrivati? Oh, caspita! Oh, caspita! Perfetto! Maschietto, femminuccia! Seguite le persone che vi stanno venendo a prendere. Ecco, questa già gli ha capottato il cappello. Allora, attenzione, maschietto, maschietto, maschio, mi senti? Sì. Dove siete arrivati? Nel mondo? Dei desideri. Eh? Dei desideri? Sì. Certo, perché i desideri dei maschi e delle femmine quando sono piccoli sono i desideri che si realizzano attraverso fate. Le favo? Le favole, bravo maschietto, il mondo delle favole, dei cartoni. Oh, femminuccia! Sì. Vicino a voi, lo vedi, c'è un mago. Lo vedi il mago, questo con la barba? Questo qua. Sì. È molto famoso questo mago, mi sai dire chi è? Sì, è Merlino. Brava, il mago Merlino, il mago Merlino. Adesso... Andate al castello di Camelot, andate al castello di Camelot, vi portano al castello di Camelot. Maschietto, vai tranquillo, stai sereno. Ecco il castello, guardate, brigatti che ha combinato, Tognalini, tutti bravi, bravi. Allora, come vedete, quella che vedete è la famosa spada nella roccia. Maschio, maschietto, ti ricordi come si chiamava quella spada invincibile? Si chiamava... La spada di? Di Artù.
Sì, dopo, quando ha tirato fuori. Ma intanto si chiamava la, si chiamava Esca... Excalibur! Bravo, Excalibur! Excalibur, mi appello al tuo potere. Adesso al mio via, quando dico via, solo quando dico via, vediamo chi di voi riesce a estrarre in pochi secondi più spade dalla roccia. Siete pronti? Sì! Uno, due, tre, via! Vediamo chi la chiappa di più, 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 chi acchiappa più spade, chi acchiappa più spade, chi acchiappa più spade, più velocemente, più velocemente, acchiappate, tirate fuori le spade dalla roccia, più velocemente che potete. La femminuccia va come una macchina, ma anche il maschietto è una saetta. Ammazza, oh! Bravi! Stop! Stop! Date pure le spade e vediamo chi ne ha raccolte di più. Contatele un po', quante sono quelle della femmina? Sei, quelle del maschio? Eh? Sette, ha vinto il maschietto! Per il momento, bravo maschio! Oh! Adesso, un famoso burattino e una bella fatina vi stanno accompagnando in un bellissimo posto. Andate con loro. Femminuccia! Femminuccia! Hai riconosciuto chi sono questi che vi hanno accompagnato? Pinocchio, Pinocchio e la fata turchina. Brava, Pinocchio e la fata turchina. Oh, maschio, maschio. Siete arrivati in un famoso paese, vero? Dove tutti pensavano solo a giocare e mai a studiare. Come si chiamava questo paese? Il paese dei balocchi. Il paese dei, ma sanno tutte, oh, bravi. Femmina, sì. Nel paese dei balocchi. Pinocchio ci andò perché portato da Lucignolo, no, che l'aveva messo sulla cattiva strada. Ma altri due, per due altri due personaggi avevano messo Pinocchio sulla cattiva strada. Chi sono? Stanno lì. La volpe e il gatto. La volpe e il gatto, perfetto. Oh, adesso che state nel paese dei balocchi, andate in posizione, prendete le pallette colorate e vediamo chi di voi con le palle colorate riesce ad abbattere più marionette in 30 secondi, ma... Ma aspettate, non dovete colpire Pinocchio. Siete pronti? Via, una alla volta, prima, una alla volta, fermi, fermi, prima la femmina. Boom. Vai, dai, vai, vai, per maschio. Tira su quelli già caduti, il maschio. Tira maschio, maschio, devi tirare la mazzata. Tira più forte, tira più forte, tira più forte. Bravo, vai femmina, tira, vai maschio. Tira maschietto, tira la mazzata, bravo. Femminuccia, scarica la tua ferocia, scarica, sempre quello beccano, tirate, 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 vai maschio, niente, tu becchi quell'altro, quel signore là dietro c'ha le ginocchia gonfie, tira, coraggio, coraggio ancora tu, perfetto, stop, in regia adesso conteranno chi ha fatto più punti. Oh, vicino a voi, guardate bene, ci sono due personaggi dei famosi Pokémon. Attenzione, femmina, lui è un allenatore di Pokémon, mentre lei è la sua fedele compagna. Chi sono? Misty e Ash. Misty e Ash, perfetto. Adesso andate all'albero, andate all'albero. Ci sono cinque Pokémon appesi ai rami con dei numeri di riferimento. Adesso vi farò un indovinello. Attenzione, maschio. Come si chiama? Come si chiama il Pokémon numero 1? Pikachu! Pikachu, esatto! Femmina, come si chiama il Pokémon numero 2? Pishigoto! Eh? No, Pishigoto, non lo so! Pishigoto! Pishigoto, non lo so che cos'è! No! Non è. Cioè, io in realtà proprio non lo so chi è, però dico. Il piscicoto no, maschio, il numero due chi è? Bulbasaur! Bulbasaur, giusto! Allora, adesso anche voi, come Ash e compagni, dovrete andare a caccia di Pokémon. Vi danno due retini. Vediamo chi di voi riesce a catturare più Pokémon in pochi secondi. Siete pronti? Via! Andiamo a caccia di Pokémon, prendete più Pokémon che potete, prendete i Pokémon, acchiappate sti Pokémon, questi, prendeteli, prendeteli, prendete Pokémon, non li prenda lei Pinocchio, li lasci prendere la bambina, avanti, prendete i Pokémon, acchiappato te, bravo, poggialo da qualche parte, non andate in giro col cadavere del Pokémon, acchiappate i Pokémon, coraggio, no, io lo acchiappo,
Io l'acchiappo, sì. Preso, brava. Sono finiti i Pokémon, va bene così, complimenti. Credo che la femmina ne abbia raccolti di più, brava. Adesso andate al galeone. Al galeone. Maschio, guarda questo qua, un brutto ceffo con tanto di spada, chi è? Uncino. Uncino che titolo aveva? Era maresciallo? No. Era generale? No. Era capitano? Sì. Quindi è? Capitano Uncino. Capitano Uncino, giusto. Femmina. Vicino al Capitano Uncino, là, ci sono altri due personaggi molto famosi. Chi sono? Peter Pan. È uno, brava. E poi l'altro non lo so. L'altro era uno che beveva tanto. È ubriaco. Sì, è ubriaco di natura, dico, ma proprio si dice bere come una... Una cicogna. Una cicogna? No, maschio, lo sei tu? Sì. Chi è? Spugna. Bravo, Spugna. Oh, allora Spugna ha alzato un po' troppo il gomito, ha bevuto troppo, voi dovete aiutarlo a non bere troppo. Adesso prendete due spugnone, non c'è bisogno che fa quella faccia Spugna, tanto lei è embriaco pure da normale. Allora, immergetele nel vino, che peraltro è acqua colorata, e strizzatela nei due contenitori trasparenti, vediamo chi raccoglie più vino. Pronti, via! Vediamo chi raccoglie più vino, forza, questo non ci arriva. Vai, poi adesso bisogna strizzarla, non devi fare il bagno alla spugna, adesso devi andarla a strizzare nel contenitore, maschio, coraggio, vai a strizzare, poi continua, vanne a prendere altra, chi ne prende di più, via, partire nuovamente, maschio, vai veloce, non ti far tradire dalla scarsa statura al momento, hai solo 6 anni, mo crescerai. Coraggio, a meno che non sei come Magnaghi. Corri. Vai velocemente. Strizza. Annaggia. Corri, maschio. La femmina è scatenata, è una belva. Riesce a strizzare. Vedi le faccende di casa che dicevano prima. Va che è una bomba. Brava. Coraggio, dai, maschio. Puoi recuperare ancora un po'. Strizza. Brava. Lei... No, che sta? Perché soffia? Stop. Va bene così, complimenti alla femminuccia. Tornate al paese dei balocchi, perché lì c'è un orco che vuole mangiarsi tutta la torta che l'immancabile pasticcio ha preparato per il compleanno della fata turchina. Maschio, mi sei... Maschio, non pensa alla torta, mo, pensa a me. Chi era quell'orco che trasformava i bambini in asinelli? Come si chiamava? Come si chiamava? Te lo ricordi? No. Mangia? Macchia. Non macchia. Mangia? Mangia. 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 Che mangia? L'orco mangia? Mangia fu? Mangia fu? Mangia fu? Ghi. Mangia funghi. No, quelle dell'orco. Mangia fuoco, bravo! Mangia funghi. Oh. Mangia funghi? Mangia fuoco, volevo dire. Ha mangiato troppo però e si è addormentato. Vedete, eccolo qua, si è abbioccato, mangia fuoco. Adesso l'unico modo per svegliarlo è far scoppiare i palloncini che ha davanti. La femmina c'ha quelli rosa e il maschio c'ha quelli blu. Ce ne sono 10 a testa. Adesso vi hanno messo il naso di Pinocchio e vediamo chi li fa esplodere tutti usando solamente i piedi o il sedere. Quali sono i piedi? Quali sono i piedi, maschio? Questo. Il sedere qual è? Questo. Perfetto. Siete pronti? Sì. Via! Vediamo chi le fa scoppiare di più. Coraggio, anche il sedere potete usare. Anche il sedere. Potete usare tutto. Scatenata la femmina, dai maschio, più veloce, brava la femmina, brava, no ce n'è ancora uno, femmina, prima il maschio, colpo goppo del maschietto, adesso attenzione, vicino a voi c'è Goccia Nera, vedete? Eroe moderno dei fumetti. Chi c'è?
Lo so che non lo sai chi è, dobbiamo fare per Tiraboschi, Goccia Nera, eroe nero dei fumetti, frutto appunto della mente diabolica di Luca Tiraboschi, che oltre a fregarsi i soldi del budget scrive poi grazie a queste rapine, che sta parlando con due personaggi molto famosi. Chi sono? Femmina, chi sono? Guardali un po'. Uno, quello grosso grosso e quello piccolo coi baffi, chi sono? Fantaghiro. Chi? Fantaghiro. Fantaghiro. No! Femmina, uno è obbe? Obeso. Obeso, Sì, è abbastanza abbondante, però non è che è obeso di natura. Si chiama obe? Obelix. Obelix, bene. Maschio, invece, l'altro è? Se uno è Obelix, l'altro è Asterix. Asterix, va benissimo. Oh, davanti a voi, vedete? C'è uno strano personaggio, è un famoso coniglio. Sapete come si chiama? No, femmina. Eh? Devo farlo io che sono femmina. Come vuoi. Chi è il coniglio? Il coniglio si chiama? Mangia bambini. Coniglio che mangia i bambini? No, non è un coniglio cannibale. Si chiama Bugs? Bugs Bunny. Bugs Bunny, brava. Oh. Bugs Bunny? C'ha fame di carote. C'avete un sacco più corto per maschietto che mi finisce dentro al sacco completamente? Va bene. Bugs Bunny ha fame di carote. Adesso per trovarle fate quello che vi dico. Voi siete entrati nei sacchi, eh? Dovete fare dei salti fino ai cilindri colorati. Li vedete? Poi dovete togliervi i sacchi, entrare nei cilindri, infilarvi nel labirinto e vediamo chi prende più carote per Bugs Bunny. Siete pronti? Via! Reggi il sacco! Boom! Eccolo! Coraggio! Coraggio! Via il sacco! Via il sacco! Dentro il cilindro! Dentro il cilindro! Coraggio! Coraggio! Nel labirinto! Nel labirinto! Prendere le carote! Più carote che potete, prendete più carote, le carote, non le zucchine, sta a fare la spesa, solo le carote, questa è ancora un'entrata. Coraggio femmina, prendi più carote che puoi maschio, entra nel buco, femmina, nel cilindro, è arrivata, ha preso la scorciatoia la femmina, vai nel labirinto, ce la fai, prendi le carote, più carote che potete. Entra nel labirinto, che frega dalle finestre, come Salzano che frega il caffè a Beppe Recchia dalla finestra, ma roba da matti, è la figlia di Salzano. Coraggio, quando hai preso carote a sufficienza esci, stop, vediamo chi ha preso più carote, chi ha preso più carote, chi ha preso più carote, dove sta il maschio? Maschio, metti le carote lì, quante ne hai prese? Fai vedere? 3 ore là dentro, ha preso più le dalla finestra. Va bene, brava lo stesso. Adesso c'è l'ultima missione, la missione più importante. Correte ai box. Salite a bordo dei due bolidi di Formula 1. Indossate i caschi. Ferma, aspetta. Al mio via partite e vediamo chi arriva primo in studio. Pronti? Via! Andava a cercare l'ora per trovare la viva mia, andava a cercare l'ora per cantare la serena. Coraggio! Coraggio! E non vedevo l'ora di baciare la bocca sua. Coraggio! Chi arriva prima? Ma si brucia il motore nel bel mezzo della vita. Coraggio! Amore! Coraggio! Per la fermi, vi fate male, fermi, va bene, buoni, ognuno al posto, dai ragazzi, bravi, brava femminella, lasciatelo in pace, vieni via, che te salvo io a te, vieni qua, avanti, allora, dov'è la femmina? Vai, ti preoccupa? Alessandro, Ale, buono, sì, vincitore, dov'è la femmina? Bravissima. Bravo, Reghetta, frega il casco, te. Bravissima, eccolo qui. Allora, al termine di questa prova, io mi permetto intanto di dire grazie
a Federico Lampredi, a tutti i ragazzi di A Spasso nel Tempo per il lavoro che hanno fatto nell'arco di queste puntate. Complimenti ragazzi, bravi tutti, eccovi laggiù, bravi davvero. Allora, vediamo com'è andato il punteggio al termine di questa prova. Alcune cose le hai sapute te, altre le ha sapute lui. Avete superato le prove tutte e due. 110 per le femmine, 130 per i maschietti. E allora, complimenti ai maschietti, ma le femminucce sono ancora in vantaggio. 716 contro 704. Ah, altri 50 voti ci sono in palio. Adesso che è il momento di darsi da fare con Sorbino. Ma che fa? Mi è messo in manarbero di Natale. Ma come lo vedo mai questo vestito? Giro mezza Roma. Pensa se la girava tutta. Per fortuna, caro maestro, che oggi in fatto di abbigliamento, look ed eleganza c'è Sorbino. Ma io mi sentivo così di tendenza. Di tendenza. Beh, conciato sì, così. Ma certo, mi faccia il piacere, per favore. Ma lo sa lei, caro maestro, che lo stile Sorbino è da sempre, no, dico da sempre, caratterizzato da una costante ricerca dei migliori materiali e delle forme più dinamiche. Ma dici davvero? E certo, e sta bene il fumo, scusi. Lo sa che l'uomo Sorbino è un uomo contemporaneo, capace di risolvere il binomio eleganza, praticità, esibendo e mai ostentando. Ah, io veramente tanto sdentato non sono, guarda. Ostentando, ho detto ostentando, che sdentato, ho detto che è sdentato, l'uomo Sorbino, ho detto ostentando, lei non capisce mai, lei mi sfinisce. Sa che faccio? Chiamo i nostri bambini per dimostrarle che Sorbino è la moda ideale per l'uomo di oggi. Oh, lei è la rappresentante delle femminucce, ti chiami Alessia, Alessia, tu invece il rappresentante dei maschietti, ti chiami? Adria, sveglia, Adria. Andiamo. Allora, mettetevi in postazione perché adesso dovete aiutare i nostri due capaci ballerini, Hans e David, a vestirsi velocemente. Via! È partita la gara. Abiti Sorbino all'interno della meravigliosa scatola di Natale, prestati e passati sia al maschietto che alla femminuccia da parte delle nostre babbe Natale. Eccoli qua. Forza, coraggio, coraggio, non ti fermare, Adriano. Muoviti velocemente, muovi quelle due mani rapaci, cerca di vestire velocemente. Davide, pure te, datti una mossa, però bello te papà. Guardate Alessia con che velocità scarta, si vede che Natale è vicino, i bambini non vedo l'ora di poter aprire i loro pacchi dono e chissà che gli abiti Sorbino che sgorgano come meraviglie da questi pacchi poi non possono essere anche per voi una splendida idea per vestirvi con eleganza e con capacità come hanno fatto sia Hans che Davide. Eccoli qua, guardate che roba. Ma chi ha vinto? Ha vinto, credo che hai vinto te? Hanno vinto i maschietti. Allora bene, complimenti per i maschi, grazie alla capacità di Adriano, ma complimenti anche ad Alessia che è stata bravissima a vestire Hans, che però purtroppo Hans è lento, quindi fa, vabbè, che vabbè, vabbè. Allora 50 voti alla squadra delle femminucce. Perfetto, ha visto, caro maestro, che differenza. Sì, volevo dire dei maschietti. Maschietti, volevo dire dei maschietti, ero girato di qua, ho pensato alle femminucce invece dei maschietti. Grazie Beppe. No, ti ha visto che differenza. Beh, la vero sì, certo che rispetto a me, però. Caro maestro, l'uomo Sorbino possiede un inconfondibile stile metropolitano senza rinunciare alla seduzione dei capi più raffinati. Ma allora posso vestire pure io Sorbino? E certo, puoi vestire Sorbino. E tenga presente che Sorbino le offre anche una linea completa di abiti ed accessori per un total look davvero impeccabile. Senti, ma metti caso che volessimo un paio di jeans. Che problema c'è? Lei invece di andare vestito da lucertola, se si preoccupa di prendere in considerazione Sorbino, Sorbino pensa a tutto. Giubbotteria, jeans, pullover, capi in pelle, sono solo alcune delle tantissime proposte del marchio Sorbino. Ma allora se vesto Sorbino posso che fare... Posso fare colpo su madre natura? Certo che può fare colpo su madre natura, sì, vabbè. No, comunque dico, lei ha gusto e allora ha capito bene che perché per l'uomo che vuole essere sempre alla moda, di tendenza, ma allo stesso tempo pratico ed elegante, la parola è una sola. Sorbino. Bravo. Si vada a cambiare, vada a cambiarsi immediatamente, sennò appena avete una zanzara se la magna lei. Almeno guardami in faccia, almeno guardami in faccia, quando ti parlo dico almeno guardami in faccia, Enrico, dico, almeno quando ti parlo guardami in faccia, dico tu eri una quaglia, stavi tanto tranquillo, perché ti sei mangiato mezzo frigorifero, guarda che sei diventato, poi quello là mi mette a pioppa a me, hai capito? Sta qua, dove vai? Fermo qua, vieni qua, stata bravo. E bentornati amici telespettatori, scusate un attimo ma purtroppo c'è un problema e nella nostra sfida tra maschietti e femminucce sono tornati in vantaggio i maschi,
754 a 716, ma ancora tante cose devono accadere. Zampognaro! Dove è andato? Ecco, Zampognaro! Ecco, ecco, ecco. E lei va in bagno, ma molla il brontosauro, scusi. L'ha fatta tutta, grazie, è contento. Vada pure. L'ha rifatta un po' pure lui. Signora, mi dà uno straccetto, per favore, che adesso dobbiamo fare la musica, qui ballano, non mi possono fare la sforbiciata sulla cacca della belva qua. Sia gentile, lasci signora, non si preoccupi, da bravo, merda te. Ecco fatto. A me Laurenti questa me la paga, col sangue me la paga questa. Grazie signora, è un omaggio. Allora, eccoci qua. Come tradizione è il momento della musica. Musica che per tutte queste puntate è stata una... Non inquadrare Beppe perché c'ho la mano che è una zozzeria. Fa sta cortesia, un briciolo di amore almeno per il conduttore, lascialo. Dicevo, nel corso di queste puntate noi abbiamo fatto la musica da discoteca. Oh, poi c'è stato un momento in cui la musica da discoteca ha cominciato a trasformarsi ed è diventata un genere molto particolare. Siamo entrati nell'epoca del rap. Questo grazie a un gruppo importantissimo che si chiama Sugar Hill Gang. Questo gruppo ha cambiato la logica della musica da discoteca trasformandola a quei tempi, prendendo un famoso brano degli Chic che era Good Times, trasformandolo in un vero e proprio rap. Sono un gruppo straordinario, sono stati i primi che hanno fatto il rap in assoluto ed è stato anche il rap più venduto di tutti i tempi. Riconoscerete sicuramente la loro musica con Rapper's Delight, Sugar Hill Gang. Yeah. One, two, three, hit it. Yeah. Let me see those hands in the air. Come on now. Somebody say ho. Say ho, ho. Somebody scream. I said a hip hop, the hip it, the hip it, the hip hip hop. You don't stop the rock to the bang bang. Up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is about a test time of rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am one to mic, and I like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and hello. But first I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Sit up, jump the boogie to the bang, bang. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S man, the O-B-A, and the rest is F-L-Y. Yeah. You see, I go by the code of the doctor, let me make these reasons, I'll tell you why. Why? You see, I'm 6'1", and I'm tall as a fuck, and I dress to a T. Yeah. You see, I got more clothes than Muhammad Ali. And I dress so vicious. What yeah. you got? I got five. Checkbook, credit card, Bombardier. Look at a sucker, could ever stand. Yeah. But I wouldn't give a sucker all pop with the rap. Everybody, everybody, come on. Everybody go hotel, motel. What you gonna do today? Say what? Gonna get a fly girl, gonna get some ready to drive off to the death of OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You say if your girl starts acting up, then you take a friend. I'm about to cheat. Yeah. A G with a double E. What's your name? I said I go by the unforgettable name of the medical Master G. Well, my name is known all over the world by all the bossy ladies and the pretty girls. I'm going down in history. I'm in the back rapper, the ever could be. Now feeling the highs and you're feeling the lows. The beat stop getting into your toes. You start stopping your fingers and stopping your feet and moving your body.
seat. And then jam, you start doing the freak. I said jam, right out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake your dairy, yeah. You rock it to the beat without a care. I win the short shot MC. Money and fame. Now I'm not as tall as the rest of the game, but I rap to the beat just the same. Yeah! Sugar! Woo! The Sugar Hill Gang! Thank Sugar you! Gang. All right, guys. Sugar Hill! Oh! 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 Everybody say ho! Oh! Yeah. All right. The Italian rappers. We know. Love it. Okay, thank you guys for being here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The kids were loving you when we you were them. Singing. This is Wonder Mike. I'm Wonder Mike. You're Wonder Mike. Big Bang Hank. Big Bang Hank. Master G. And this is Grandmaster Melly Mel. Hi, hi, hi. Questi ragazzi hanno portato per la prima volta. Thank you. Thank you. Hanno portato per la prima volta il rap nei trionfi delle classifiche mondiali. Stanno lavorando a un altro grande progetto. Mi auguro di sentirli presto e di rincontrarli ancora. Thanks again to the Sugar Hill Gang. Thank you. Ah, yeah. Hop, hop, a dibi dibi da, ba ba dip da 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 da. A te pip, hop, a la ba la ba di, a la pep 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 pep. Vieni qua, solo te, solo te, solo te, solo te, fermi, fermi. Vieni, vieni, solo te, solo te. A te hop, hop, a dibi dibi da, a la pep 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 da. Pronto? Tre passi di qua, tre passi là e poi chiudiamo così, eh? Pronto? Hop, hop, hop. Ho, 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 ho! Che qua? Dobbiamo andare bene a tempo, eh? Pronti? Vai, Beppe! Brava! Complimenti, accomodati pure, bravo! A merci! Eh? Oh! Oh! Ancora? Io ho 40 anni! Ancora? Aspetta. Subito! Vai! Tutti insieme a me, dietro, 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 dietro voi, dietro, io davanti. Hop, hop, arrivi, arrivi da, ara senti, hop, tara. Hey, King, Smiaus, Heaven Ground, Hampton, rap you now. Arecci, hop, hop, arrivi, arrivi da, guardate me, qua, qua. Al mio tre, chiudiamo così, eh. Hey, ho, quando sa, handsome, sergina, un, due, tre, hey! Yeah! Guarda che roba! Tra poco sarà la volta del defilé e poi la prova di seduzione, poi andremo ai cilindroni, vinceranno i maschi o le femmine, a me mi ricovereranno, a tra poco, mannaggia a me a sta puntata, fermi, buoni! Ma che siete vampiri, fermi! Andate al posto! Boni! Bentornati, bentornati amici e spettatori! Nel curioso paradiso inferno di questa sera, la sfida tra maschietti e femminucce, al momento, con 754 voti acquisiti, i maschietti sono in vantaggio rispetto ai 716 delle femminucce, ma abbiamo ancora un defilé, la prova di seduzione e poi ci saranno i cilindroni. Chissà come andrà a finire. Intanto padre natura e madre natura vedo che prendono confidenza, parlano, bravi, bravi. Io qua mi ammazzo e voi lì a frequentarvi. Fa piacere, ma dopo tutto fate bene, godetevela.
Allora, italiani, italiane, bambini, bambine, siamo pronti per vedere come andrà a finire. Sei mangiato un chilo di Nutella te prima, l'ho visto, bravo. Dicevo, bambini e bambine, vediamo come andrà a finire al termine del defilé, dove maschietti e femminucce si daranno battaglia con l'eleganza, con la capacità di saper portare gli abiti di giorno, di sera, da discoteca e un intimo particolare. Uomini e donne, guardate attentamente perché poi valuterete come se la sono cavata nel nostro classico defilé che apriamo col maschietto e la femminuccia di giorno. Maschietto in completo jeans, faccia da mascalzone, femminuccia con gonna lunga, stivale, giacca invernale. Ecco il maschio. Vedete con quale capacità si leva il giubbotto, e neanche James Dean riusciva tanto, con tanta sapienza, a sapersi far desiderare. Ed ecco la femminuccia. Elegante, morbida, gioiosa. E voilà! E felida a non finire, volto sorridente, per una proposta maschio e femmina di giorno. Mentre il giorno sta per svanire, è la volta della proposta di sera. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring, snowing and blowing up bushels of fun. Maschio con cravatta e cardigan, now the jingle hop has begun. Camicia bianca, femminuccia molto elegante. Jingle bell, jingle bell rock. Questo raro esemplare di maschietto è juventino, con padre romanista. Praticamente una delusione familiare quasi completa. Sorriso sgargiante, occhio assassino, pronto crescendo a mietere vittime di fidanzate. Ed ecco la proposta della femminuccia. Eleganza assoluta, nastro rosa attorno alla vita, vado ondo vado, doppia treccia, faccia sbarazzina, elegantissima nelle sue scarpe, nelle sue calze, nel suo vestito, maschio e femminuccia di sera. E quando la sera termina è il tempo di andare in discoteca. Let's go party. Maschio e femmina in discoteca. Il maschio completo da zompa fosso. Giacchetto legato in vita. Pantalone mascalzone, scarpa da sbarco, cappellino da furbetto, scagliato e fa suripia. E certo, perché mollarlo? E voilà, questo è il maschio da discoteca ed ecco la femminuccia. Maglietta attillata, pantalone sbarazzino, scarpa da salto. E voilà, anche la femminuccia si propone, questo purtroppo è il padre, tanto carina la figlia, tanto il padre ha evidenti problemi. Maschio e femmina in discoteca. Dove vai? Un attimo di labirintite per il maschietto, eccoli là, ed è la volta dell'intimo da notte, maschio e femmina. La musica li ha tratti in inganno. Ed ecco la
proposta maschile per un maschio di notte. Scarpe di cartunie, pigiama bislacco, lungo, per proteggere dal freddo, che si può togliere anche sapientemente, stregando così la propria mamma per potergli permettere 5 minuti in più di sonno la mattina. Più classico l'abbigliamento femminile. Rosa, elegante, lungo, fioccone in testa, scarpe bislacche. Proposta gagliarda per il mondo delle femminucce di sera. Un bel sorriso forzato come pochi altri. Maschio e femmina di notte. Proposte del mondo dei maschi e del mondo delle femmine. Lo sprezzante James Dean in erba per la proposta del maschio di giorno, il maschio di sera. Juventino, che nasce a te che te possino. Eccolo qua, nostro signore prende anche Capodistria, vedete? Perfetto, col cappellino maschio da discoteca e poi maschio in intimo. Femmina in intimo notturno, in pigiamone. Femmina da discoteca, peccato per papà. Femmina di sera, elegantissima con le sue lunghe trecce alla Pocahontas, e femmina di giorno. Allora, uomini e donne presenti, avete visto queste 8 garbate proposte e del mondo dei maschietti e del mondo delle femminucce? A, chi volesse votare l'eleganza del maschio, B, chi volesse votare l'eleganza della femmina, votate! E vediamo allora al termine di questo defilé come va a finire, se... L'eleganza delle femminucce o quella dei maschietti la farà la padrona. 119 per le femmine, 781 per i maschi, di conseguenza parità assoluta, 835 per i maschi, 835 per le femmine, parità assoluta. E allora io credo che anche il mondo femminile qui presente possa essere con te. Siete contente? Sì! Stiamo arrivando a un'ipotetica soluzione. Io me le giro tutte così tutte le mamme sono contente. Passo dietro al mondo delle femmine. Ecco qua, vedete? Manco Agomaneci camminava qua sopra. Eccolo qui. E scendo abilmente dall'altra parte per dirvi che ora c'è bisogno della prova di seduzione. Come si comporteranno seduttivamente i maschi e le femmine? Dice, ma che fa, la prova di seduzione con i bambini? No, ma vi spiego, in realtà è una prova di convincimento. Spesso i bambini, quando vogliono qualcosa in particolare, sanno essere molto convincenti, sanno essere, capito? Sono furbi, sanno come intortarsi la situazione. Allora eccoci qua con i due prescelti e con i loro capisquadra, i maschi da una parte con Dennis Pedralito e Corinne con la femmina che è stata chiamata in sorte per questa prova. Allora, Corinne, tu hai spiegato bene a lei come deve comportarsi, come deve fare le cose? No, non gli hai detto niente. Gli vuoi dire qualche cosa? Pensi che lei sia all'altezza di poterlo fare da sola tranquillamente? Sì, perfetto, ti fidi ciecamente, sono contento. Sai che da 2 anni a questa parte hai cominciato già fai dei cenni col capo, quello già mi avvicina al dialogo con te. Perfetto. Allora, io adesso divento nonno, io sono un nonno che deve essere convinto, credo, a fare una festa a casa sua. I genitori hanno mandato dai nonni, nonno c'ha dei problemi, vediamo se riesce a convincere nonno. Dopo vengo da te, Dennis, dopo vengo. Posso dire una cosa? Che mi vuoi dire? Ma che prova è? Eh? Che prova è? La prova di convincimento. Vabbè. Quella dove c'è l'acqua? Quella è dopo, quelli sono i cilindroni dopo. Posso andare? Sì, sì. Molto gentile. Fai quello che vuoi. Eh? Fai quello che vuoi. Molto cortese. Da parte sua, io. Sono obbligato, Pedralito. Aspetta un attimo, mo arrivo. Allora. Guarda te. Laurenti, quando ci deve stare, c'è sta. Certo, ecco. Questo sarebbe nonno. Ecco nonno, vedi? Ecco nonno. Ecco qua. Devo andare allora sul divano? Più che nonno sembra Anthony Perkins in Psycho, eh? Norman Bates, eccomi qua.
La mummia. Avanti. Boni, boni. Non c'è niente di preparato, ve lo dico, eh. Mamma. Nonno, sono io. Sai che ho intenzione di fare una festa? Fra poco compirò 10 anni. Sono contento che fai la festa. Brava! Pure io quando ero piccolo facevo le feste. Ma non mi ricordo bene, ma io facevo. Nonno, senti... io avrei intenzione di invitare 100 amici miei. Dove? Qua, a casa mia, a casa tua. A casa. Non c'entrano. Questo è un monolocale, tesoro mio. Qui non c'entrano 100 bambini. Boni, boni, no, vi applaudite. Ma... disgrazia. Non c'entrano 100 bambini. Guarda, qua. Sono proprio pochi, cioè... Sono pochi, sono 100. Sono pochi. L'ho proprio scartati tantissimi. Pure. Ho cercato di toglierne il più possibile. E ne sono rimasti 100? 100. Ma nonno non li puoi far entrare dentro casa 100 bambini per una festa? Sai quanti sono 100 bambini qua dentro? Lo so, siamo però... stretti in due, sembriamo due criceti. 100 bambini, dove li mettiamo, amore nonno... mio? Come faccio? Però sai, forse ti potrai divertire anche tu, ci sarà tantissima musica. Se mi diverto come stasera con 100 bambini. A sedà infartuo. Comunque, ci sarà tanta musica? Sì, tantissima, nonno, però mi devi fare un favore. Pure? Devi accettare e devi... Dentro di te devi essere un animo giovane, giovane, di parlare... Ma che mi stai a piangere? No! Dentro di me devo essere giovane? Giovane. E tu che gli dai al nonnino tuo? Un bacino, uno solo. Uno? No. Sei pure tirata? No, vabbè. Dai tanti bacini al nonnino. Sì, tanti. Sei nipotina mia e io accetto, va bene, tesoro, va bene. Cambio? Dai, andate. Vabbè, la femminuccia è stata abbastanza stregante nell'ipotesi. Adesso, chi sono? Che purtroppo la defezione laurentiana dell'ultimo momento ci ha messo in ambasce. Chi sono? Sì, ho capito che sono maschietto, Luci, lo so, sono 40 anni, mi porta presto il coso. Dimmi, cosa sono? Sono il papà? Ah, non si può fare la festa. Adesso io faccio tuo papà. Tu mi devi convincere pure te a fare una... Ma che ne so, fate quello che volete. Io sono qua, sono il babbo. Venite, 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 venite pure, venite pure, tutte e due. È un amico tuo? Sì. Ah, sono contento. Sedetevi. Ciao. Ciao. Ciao, mi saluti, sono tuo padre. Dimmi. Senti, papà, siccome hai detto che la festa non si può fare, mi compreresti un regalo di Natale? Un gioco? Perché te lo dovrei comprare? Io dovrei entrare in un programma. Ma te che ci azzecchi? Te sei l'amico suo, sta buono qua. Vuoi che ti compro un regalo per Natale? Sì. Certo che te lo compra papà un regalo per Natale. È Natale vuoi che non ti compro un bel regalo. Che regalo vorresti? Un giocattolo. Un giocattolo? Sì. Che giocattolo vorresti? Una pista. Una pista? Sì. E quanto costa questa pista? 120. 120 costa? Costa tanto la pista. Non si può, devi trovare qualcosa che costa un po' meno. 120 per la pista. Hanno finito tutto. Eh? Hanno finito tutto, è rimasto solo quello. Che fortuna che ci ha papà tante volte, eh? Nel negozio hanno finito tutto, è rimasta solo la pista. Amico suo, tu pensi che sia il caso che regali la pista a lui? Che? E che te frega, te, certo. Certo, che così poi giocate insieme, no? Ma non c'è un'altra cosa che vi potrebbe piacere, più piccola? No, no. No, niente, proprio, nulla. Comunque io dovrei entrare in un programma. Dovrei entrare in un programma. Ma che vuol dire che devi entrare in un programma? Io sto parlando del regalo di Natale con l'amico mio, cioè con mio figlio, e tu sei l'amico suo e mi dici del programma. Voi giocate poi con la pista insieme, 120.000 lire. Perché papà te lo dovrebbe comprare? Perché è Natale. Perché è Natale e perché papà... Ti vuole tanto? Bene. Bene? Sì. Costa sto bene, però va bene, d'accordo. Paparino ti compra allora questa pista e saremo tutti contenti a giocare insieme. E tu andrai nel programma, va bene? Ok, perfetto. Va bene, va. Allora. Che c'è? Che c'è? Sto a un passo dal collasso, comunque... Abbiamo visto la prova delle femmine e la prova dei maschi. Hanno provato a sedurre chi il nonno, chi il papà. Ci sono in palio i voti che il pubblico darà a
chi volesse votare la capacità seduttiva del maschio che voleva la pista, B, chi volesse votare la capacità seduttiva della femmina che voleva far la festa, col nonno votate. E vediamo, pubblico presente, che succede. Per andare ai cilindroni. Attenzione. Le femmine, un'altra volta. 116 contro 84. E allora passano in vantaggio le femmine, 951 a 919, ma tra poco i cilindroni saranno la discriminante e noi vedremo che cosa accadrà appena torneremo qui in studio. E poi, già che è l'ultima puntata, prima delle puntate che dovranno poi seguire, successivamente saranno dei meglio di, con tanti pezzi inediti di Ciao Darwin, una piccola sorpresa al ringraziamento da parte mia, di Luca, di Enrico, a tutti quanti voi. A tra poco, grazie. Su Canale 5, la sera di Santo Stefano. Di questa puntata nella quale i maschietti da una parte e le femminucce dall'altra si sono date battaglia sotto lo sguardo intrepido di padre natura e di madre natura. Andiamo a vedere quello che succede nei cilindroni. This side, let's go guys. Ecco fatto. Mezzo a loro due, sembra uno scherzo io. Eccoli qua, mettetevi pure comodi, qui vicino. Allora, sono 12 domande che avete a disposizione. Tu sei? Francesco. Francesco? Ruvolo. Ruvolo. Vengo da Palermo e ho 10 anni. 10 anni, maschio. Tu invece? Alice Farnetti, 10 anni e mezzo, vengo da Roma, femmina. Femmina. Allora, per non delegittimare, come nostra tradizione, quello che è successo fino adesso, ai maschi tocca già una tacca d'acqua. Acqua nel mondo dei maschi. Arriva la prima botta d'acqua, Francesco. Ecco fatto. Devi fare una gara straordinaria per riuscire a battere le femminucce. Non suggerite, non vale suggerire, tu guarda solo me, ok? Quale domanda scegli da 1 a 12? 2. La numero 2. Guarda. Domanda del presente. Qual è il fiume più lungo d'Italia? Il Po. Il Po, esatto. Prima risposta per i maschi, esatta. Acqua per il mondo delle femmine. E allora per il momento la situazione è assolutamente pareggiata. Abbiamo un livello di tacche inferiore per evitare l'affogamento. È ovvio, siete anche ciambellati. Femminuccia, quale vuoi? Da 1 a 12. 5. 5. Domanda del futuro. I Pokémon sono certamente i cartoni del futuro. Pikachu è uno dei personaggi più famosi dei Pokémon. Ma in realtà, Pikachu, che animale è? Topo. Un topo, giusto! Ancora acqua per i maschi. Ancora acqua per i maschi. Francesco, devi fare qualcosa di straordinario per riuscire a recuperare, eh? Allora, da 1 a 12 quale vuoi? La 6. La 6. Presente. Qual è il nome di battesimo di Vieri, grandissimo bomber dell'Inter? Di? Vieri, manco sai chi è. Grandissimo bomber dell'Inter. Vieri si chiama? Come si chiama Vieri? Visto che è stato... Cristian! Cristian, esatto! Sono in parità. Ancora parità, acqua per le femmine. Attenzione! Quale domanda vuoi? C'è parità assoluta tra maschi e femmine. Quale vuoi? La numero uno. La numero uno. Presente. Braccio di Ferro è un personaggio dei cartoni molto amato dai bambini e anche dagli adulti. Ed è spesso in lite con Bluto per conquistare una ragazza.
Ma come si chiama la ragazza? Olivia. Olivia, esatto! Ancora acqua per i maschi. Attenzione, Francesco. Francesco, se tu rispondi esattamente, hai ancora una possibilità di poter battere le femmine. Se sbagli, ti sei appozzato da solo e purtroppo per i maschietti, ma per la gioia delle femmine, avranno vinto le femmine. Eh? Hanno suggerito prima. Non fate gli adulti, per favore. Allora. La 12. La numero 12. Beh, questo è facile. Il tricolore è la famosa bandiera italiana. Quali sono i tre colori della nostra bandiera? Verde, bianco e rosso. Verde, bianco e rosso, esatto. Acqua allora ancora per le femmine. Acqua per le femmine. Però, adesso lei ha nelle mani la partita, perché se risponde esattamente, le femmine hanno vinto. Però, qualora sbagliasse, oddio, hanno vinto i maschi. Quale domanda vuoi? Da 1 a 12. La 10. La 10. Sei fortunata e anche facile. Fermi. Il goleador Gabriel Batistuta, già ridi te che già hai capito, lo scorso anno giocava nella Fiorentina, quest'anno in quale squadra gioca? Roma. E allora hanno vinto le femminucce! È stata una partita ruvida! Bravi, bravi maschi! Non vi preoccupate, siete stati formidabili fino alla fine, avete lottato come delle iene, ma poi alla fine purtroppo una domanda vi ha permesso di farcela. Bravi lo stesso, restate qui, restate qui, restate qui, restate qui. È stata, grazie Marco, è stata una puntata, venga pure, è stata una puntata estremamente ricca, con la quale, proprio essendo il 23 di dicembre, e con questo volendo augurare a tutti quanti voi un felicissimo Natale, abbiamo voluto concludere questa edizione di Ciao Darwin 3. Un'edizione nella quale sono successe tante cose, ne abbiamo fatte proprio tante, devo dire, tante. E per tutte le cose che abbiamo fatto io mi permetto di dover ringraziare una marea di persone. Ma in realtà, grazie, te lo dirò un attimo. Ma in realtà per poter fare questo c'è stato bisogno di lavorare tanto, l'hanno fatto tutti bene. Io so che se mi metto a ringraziare un po' tutti quanti, poi finisce che qualcuno me lo dimentico. Quindi ovviamente il mio ringraziamento va fondamentalmente ai ragazzi dell'unità, Unità 25, che hanno lavorato tantissimo facendo ore e ore di prove e di lavoro per poter rendere al meglio. È ovvio che il ringraziamento va agli autori, ad Alessandro, a Marco Lucia, a Federico Moccia, a Stefano Jurgens, a Stefano Santucci. Il ringraziamento va alla regia di Beppe Recchia. Il ringraziamento va alle sue due splendide assistenti alla regia, che hanno fatto, Linda e Francesca, un lavoro della miseria. Il ringraziamento va a questi due ragazzi qua, a nome di tutti quanti, che mi hanno aiutato tantissimo, Raffaele e Carmelo. In particolare il ringraziamento però voglio farlo anche alla redazione, una redazione che ha cercato di trovare persone le più improbabili ed è riuscita, che mi fai, trabocchetti te, ed è riuscita a trovare tutto quello che si cercava per raccontarvi un'umanità estremamente variegata. Tanto ha lavorato bene questa redazione che molte trasmissioni vengono qui a chiederci personaggi e persone. E allora io i nomi dei ragazzi e delle ragazze della redazione non me li ricordo tutti, ne saluto due in particolare per quello che hanno lavorato, ma il loro nome vale per tutti gli altri, quindi ringrazio sia Paolo che Tiziana per il lavoro che hanno fatto. Le luci sono state un altro lavoro pazzesco,
Ringrazio il maestro Pinna per la musica. Quanti ce n'è da ringraziare. Il pubblico che ci ha seguito, siete stati tantissimi. Ogni puntata almeno 18 milioni di contatti su questa trasmissione per regalarci ascolti come in questa terza edizione non ci siamo mai potuti permettere di poter avere. È ovvio che un'idea del genere è un'idea un po' bislacca, quella di Ciao Darwin, quindi grazie anche a questa azienda che ce l'ha fatta fare, e il mio ringraziamento ovviamente in particolare va a lui, aspetti che mo salgo almeno 30 centimetri, il mio ringraziamento va ovviamente a Luca Tiraboschi che ci ha creduto fin dall'inizio, il mio ringraziamento va a Massimiliano Lancillotti che ha lavorato strenuamente per far rientrare nel budget gli eccessi di spese, senza dimenticare l'enorme lavoro di Giorgio Ghessari che pure lui là cercava di far quadrare il bilancio puntata dopo puntata. Insomma, sono stati proprio in tanti quelli che hanno lavorato, i ragazzi di A Spasso nel Tempo, Tognalini con i suoi costumi, è impossibile assolutamente, ma perché è maritata la cinta? Questa è degli altri calzoni. Praticamente è impossibile ringraziarli tutti. Adesso questo è il tocco finale, mi lasci fare, lo so che farebbe più comodo a lei, però cosa vuole che le dica? Dicevo, ringraziarli un po' tutti quanti, ringraziare ovviamente Stefano Magnaghi che questa trasmissione l'ha pensata insieme a me, Danilo Aielli per quello che succederà tra poco e un saluto, permettetemelo, e alla mia fidanzata Sonia che mi ha permesso di portare Madri Natura e Padri Natura uno meglio dell'altro e Dulcis in Fundo, Giulio che per il pubblico si è adoperato tantissimo, grazie Giulio. Tutto il pubblico che ci ha seguito, non mi ricordate tutti perché tutti non me li ricordo, tutti quelli che hanno lavorato, i macchinisti, si sono fatti un lavoro pazzesco tutti i giorni per muovere velocemente la trasmissione, Bordi con i suoi animali di tutti i tipi per le prove di coraggio, ma un saluto glielo mando particolare, augurandogli che tutto possa andare per il meglio, e in questa puntata non c'è stato perché ha avuto un problema che grazie al cielo è andato a posto. Un saluto al mio compagno di viaggio costante, il maestro Luca Laurenti. Allora, a reggi un attimo, e se io tutte queste persone le debbo ringraziare, mi sembra che la maniera migliore per poterle ringraziare è quello di regalargli ciò che si meritano. Zampognaro, venga, venga. Enrico, che questa puntata ha preso delle vesti un po' singolari, è cresciuto. E io, insieme a lui, a tutti voi che ci avete seguito, ricordandovi che i prossimi sabato, per due sabato, andranno in onda delle puntate dove potrete rivedere e il meglio di questa terza edizione e delle cose assolutamente inedite, mai viste prima, sempre di questa terza edizione. Vi saluto, grazie anche a lei. Il dottor Laurenti. Il dottor Laurenti mi pregia di ricordarle che essendo parente di Enrico, questa sera devo badare a lui. Vi ringrazio a tutti con una cosa inquietante. Beppe! Dimmi! Musica! Musica sia! Canta, le cose risente, canta,
Grazie davvero a tutti quanti quelli che hanno permesso questo viaggio in un'esistenza parallela come quella di Ciao Darwin 3. Grazie a Padre Natura, a Madre Natura e da ultimo grazie a tutti i bambini che ci hanno seguito, al corpo di ballo, alle nostre copiste, Marco Garofalo, il ciccione, eccolo là. Ci siamo tutti, grazie davvero, arrivederci e scusate le immonde vesti. Bambini, godetevela. Mosca! Mosca! Boni che mi ammazzo qua sopra, mo arrivo, Boni. Ciao Darwin 3 è stato presentato da Sorbino Fashion Emotion.